Swift, Is It Over Now? No, ma come? No, non è finita, è appena cominciata la nostra avventura all'interno, ricordiamo, dello studio nuovo che è costato circa 40 miliardi di euro. Fondi del PNRR. Abbiamo sottratto fondi, sapete tutta la polemica adesso, dove vanno quei fondi, eccetera, la colpa è anche nostra. Ma poi ragazzi, sono 50 centesimi a testa per i nostri ascoltatori, cioè, 80 miliardi di ascoltatori. Abbiamo mai chiesto qualcosa? No? Mai. Ma che classe energetica è sto? Un'astronave, una roba pazzesca. Per essere a norma devi essere, che ne so, A più. Ci abbiamo messo molto meno della metropolitana a Roma, qualche giorno in più del ponte sullo stretto. Questo, diciamo, insomma. Però tutto funziona tutto, Patrizio? Di sì. Invece funziona tutto. Visto che non l'ho fatto ieri. Ma tu mi invidi così? No. Ma non te la prende col pollo. No, povero pollo. No, il pollo. Fa male questo qui. Fa male. Facciamo una prurita. Allora, perché non c'è il vento. Facciamo la citazione. No, sulle gambe no. Sulle gambe no. Dove? Sulla spalla. Piano, te lo do piano. Pianissimo. Ah! Suona, pollo è pollo. Se non suona, che vuol dire? Che fa male. È la classica gag con le bottiglie finte al cinema. Ecco. Che poi fa malissimo. Sì. Confermo. Fa Giorgio. Sì. Dicevamo cose nuove, Danilo. Cose nuove, come ti comporti quando hai una cosa nuova appena comprata? Capisco. Pensato proprio adesso, come quando acquisti il telefono nuovo, voi che fate? Allora, la prima cosa che si fa con il telefono nuovo, poi non lo fai mai più, lo fai per i primi due giorni, è non fai scaricare del tutto la batteria. Perché è vero. È vera sta cosa che la batteria, se la fai scaricare tutto, si rovina. Tu devi sempre sentire Giorgio su ste cose. Infatti io lo sto guardando. No, con quelle moderne non più non hanno memoria, quindi hanno dei cicli. Però ho letto sul cellulare nuovo che abbiamo acquistato con Giorgio, a un certo punto mi ha detto attenzione, dopo l'80%. Sì, ed è per le batterie nuove che è consigliato mantenerle all'80%. Allora è vero. Però l'iPhone lo fa da solo. C'è un power bank sempre dietro, se no come fai? No, non rimanere che quando le carichi non al 100, le carichi fino all'80. Ma le carichi la notte? Ma il telefono fa da solo, da solo ti segna 100, ma è all'80. Per le macchine elettriche lo uguale. Macchine elettriche fino all'80. Allora non potrebbero fare delle batterie 80%, perché fanno le batterie? Cioè dici tolgo quel 20%? No, tipo la batteria lunga 3 centimetri, gli levi un centimetro, così è 80%. Anzi, passa una cosa, fatelo direttamente a casa voi con le forbici. Togliete 20 centimetri. Poi l'altra cosa che fai quando compri il telefono nuovo è ogni volta che lo usi, prima ti lavi le mani. Vero? Per non lasciarci le ditate. Lo fai solamente la prima settimana. Poi io comunque... E lavi lo schermo, attenzione, lo schermo ci stai attentissimo. Sì, dopo una settimana ci stanno briciole e incrostazioni. L'altra cosa che fai prima delle foto è passare sempre la cosa. Poi dopodiché fai delle foto che sembrano tutte fatte a Gotham City. Però io anche sul telefono, anche se mi lavo le mani 7 volte, lo ungo lo stesso. Non so perché, se sono le mie dita o il mio telefono. Hai la norchia direttamente nei polpastrelli. Poi la macchina nuova, cosa fate voi quando comprate la macchina nuova, almeno per la prima settimana? Stai attento. Io pulisco benissimo i piedi prima di entrare. Come se avessi uno zerbino sotto. Dai le bottarelle col tacco. Io macchina nuova appena presa, almeno per la prima settimana non ci scorreggio dentro. Perché ti pareva. Però lo faccio. Ma perché? Lo faccio. Guarda, che non l'ha fatto sulla poltrona nuova che abbiamo qua fuori. No, grazie. Quello lo fai su tutte le cose nuove. Se c'hai casa nuova, la prima cosa che fai è almeno per una settimana. È una forma di battesimo, certo. Divano nuovo, non si fa. Per me. Poi la macchina nuova, l'altra cosa che non fai, almeno per 10 giorni, e non ci mangi dentro. Che è una delle cose più belle da fare. Anche per l'odore. Diciamo, una delle cose più belle da fare mangiare al mondo è mangiare in macchina. Dici. Cioè proprio anche tipo, che ne so, un hamburger. Ma al ristorante no. Capitava ai tempi dell'università. Adesso ancora mangi in macchina. Ogni tanto sì. Bisogna però mangiare. Ci puoi fare l'amore nella macchina nuova, no? Assolutamente no. No. Assolutamente no. Anche se capita, no. Che se no, macchina nuova. Per carità, no, io mi ricordo da giovine con la mia attuale moglie e compagna. Vabbè, non è che devi ci ho provato a farlo nella Smart. Pure tu. E da lì c'ho il ricordo, cioè la mente ricorda. Ho detto no, mai più. Casa nuova, cosa non, ecco, non cosa fare. Casa nuova. Appena hai casa nuova, allora innanzitutto c'hai l'amico, quello che ti regala la pianta. Ma che bello. Poi tu sei costretto a tenere quella pianta dentro casa che non ti piace e speri che faccia la fine che ma deve no, fare. Ma perché? Ti ho portato l'orchidea, bellissimo.
bellissima. Devi munirti di sottovaso. Esatto. Allora, la prossima volta qui allo studio vi regalo un ficus, va bene? Lo mettiamo. No, poi... c'è Patrizio che vuole portare le piante grasse. Sì, ne ho moltissime, quindi svuoto casa. Scusami, piante dalla corporatura massiccia. Sì, non vorrei, bravo, bravo, vorrei certo. essere. È una loro scelta. Che bevono tanto. Esatto, bevono. Che poi è vero, c'è cioè, la famosa storia che la pianta grassa alla fine beve solo acqua. Beve solo acqua, esatto. E cioè, poca. Quindi l'acqua fa male. È ritenzione idrica. Ultimo suggerimento. Scarpe nuove, ragazzi. Scarpe nuove. Cosa fai? Scarpe nuove. Cosa proprio non fai appena, almeno per i primi 10 giorni. Se piove non le usi. Se piove non le usi e non fai la pipì nelle fratte, ragazzi. Quando c'hai ma, te, ma sempre lì, sempre a deiezioni finisci. Ma com'è possibile? Ma un bagno a casa ce l'hai. Non la fai. No, perché un tavolo dove mangiare, un bagno. Se vi capita su una siepe voi non la fate, se proprio vi sta scappando. Ma no! No, un bagno pubblico. Se c'hai le scarpe bagno, nuove bagno. Non la vabbè. Grazie dei suggerimenti. Ma solo io faccio queste cose. No. Non ti amareggiare. Almeno qui dentro. Grazie Danilo, ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie. Abbiamo cercato una canzone da dedicare allo studio nuovo. Vabbè, New Order. E poi alla fine se me ne mette. Come si chiama a Roma questo? O su studio.